Si può navigare nelle acque del web e si può continuare a navigare nelle acque fisiche per salvaguardare la memoria di un mestiere purtroppo in via di estinzione. Lo fanno dei cari amici di Santo Spirito, l'Associazione Marinai di Santo Spirito. Guardate. Papi, no, si calizzò dopo. No, Nico, mang new. Ma l'hai fatta la testa, Pino? No, non ancora, Nico. Ma dai, Pino! No tessera, no polpo, ma Pinuccio dello spot è qui in studio e certamente la tessera all'Associazione Marinai di Santo Spirito l'ha fatta perché è il presidente. Pino Picciotti è qui con noi, buonasera e Ciao Silvia, bentrovato. grazie dell'invito. Allora, di che cosa si occupa l'associazione? Innanzitutto, forse non tutti sanno che esiste un'Associazione Marinai di Santo Spirito, ma non è composta solo da chi fa questo lavoro. Esattamente, anche perché di pescatori veri sono rimasti davvero pochi. Quindi l'associazione è composta da figli, nipoti, che cercano di mantenere le tradizioni dei loro nonni, dal sistema di pesca all'utilizzo anche dei gozzi, quindi non imbarcazioni lussuose, ma proprio la pratica del nonno, diciamo così. E sono veramente tanti gli iscritti all'associazione, è meraviglioso come si cerchi anche attraverso i social network, ecco perché vi abbiamo voluti qua, di tramandare la memoria storica e l'arte sapiente dei marinai. È indispensabile ora più che mai perché guardiamo un articolo che abbiamo fatto sul nostro sito telebari.it, addio a Don Oronzo, il più longevo peschereccio di Santo Spirito, dopo 40 anni sarà demolito. Non un caso isolato, purtroppo guardiamo ancora un altro titolo che appunto riguarda invece il caro gasolio, pescherecci fermi nei porti, marinai in protesta anche a Bari, così è impossibile. E abbiamo sentito proprio i marinai di Santo Spirito. Don Oronzo, uno dei pescherecci più antichi, il pescherecci più antico di Santo Spirito, è stato demolito. Tanto. Perché? Lo possiamo immaginare, ma. Sì, è stato demolito anche perché il Don Oronzo prende il nome dall'armatore, quindi il nostro Don Oronzo, che per raggiunti i limiti d'età ha È dovuto andare in dovuto andare in pensione. pensione e chiaramente è abbinato anche a tutto il discorso odierno del caro benzina, il caro gasolio e il poco guadagno che ormai si ha da questo mestiere. E stiamo guardando proprio le immagini storiche del peschereccio. Ecco, appunto, noi abbiamo sentito il titolare, il proprietario che è andato in pensione, ovviamente. È sempre più difficile che poi gli eredi prendano il posto dei Esattamente, sì. nonni e dei genitori, Esattamente. perché è un mestiere, lui ci spiegava, che ormai non rende più, i costi sono troppo alti, il mercato non premia. Ecco qui questa foto Al è solito. meravigliosa, è stupenda. E quindi appunto si rischia di disperdere questa tradizione. È da qui che parte la vostra azione. Esattamente, esattamente. È andato in onda la foto anche della nostra Madonna Immacolata, da dove praticamente nasce un po' tutto, ossia il focus centrale della nostra associazione, perché esisteva prima questo gruppo di pescatori devoti alla Madonna, del mare, che è portata in processione con gli abiti della Marina, perché i nostri nonni, i nostri avi non avevano un abito uguale per tutti ed elegante. Senza scarpe e scalzi, il giro nel porticciolo, e poi al rientro, prima dello sbarco dell'immagine, il classico tradizionale tuffo,
E quindi che si fa ancora oggi? Lo faccio. Sono due anni, quindi, per Covid, ma si fa. Ma speriamo riprenda. Io l'ho visto, è una tradizione bellissima, molto emozionante, esatto, a cui partecipano anche i piccolini, esatto, quindi esatto, le ultime generazioni, e da lì poi è nato, esisteva questo gruppo. Esattamente, se abbiamo pensato di formare questa associazione un po' per, soprattutto per mantenere le tradizioni sia di devozione, ma quindi poi espanderle anche a una salvaguardia del nostro borgo, a un tramandare le tradizioni, ripeto, di pesca, ma anche dei luoghi storici che molti non sanno di avere, che abbiamo noi a Santo Spirito. Allora, guardiamo un'altra clip video in cui si vedono tutte le meraviglie del porto e del borgo di Santo Spirito. Si scende la lacrimuccia, no? A pensare che tutto questo potrebbe essere perduto, quindi no, assolutamente no. I video, esatto, sono realizzati da Giuseppe Pistritto, che è un nostro amico e anche socio dell'associazione. Allora, voi utilizzate il web, lo dicevamo prima, non soltanto per trasferire e tramandare le tradizioni, guardiamo le vostre pagine internet, ma anche per in qualche modo autofinanziarvi. Quindi avete lanciato questa campagna favolosa, merchandising, per cui avete realizzato dei gadget con il vostro logo. Sì, con il nostro logo. Principalmente serve per sopravvivere, diciamo così, quindi la sede, l'affitto. A tal proposito ti ho portato dei cadeau. Se, adesso facciamo, se, mostriamo anche i cappellini. Questo è un piccolo cappellino. Ce li ha portati, lo solleviamo un po' così, sì, magari si vede un po' meglio il cappellino dei marinai. E poi c'è questa t-shirt. Ci sono anche le t-shirt. Naturalmente questo appunto serve, guardiamola perché è suggestiva. Ovviamente vi si può contattare tramite, bellissimo, con lo, come si direbbe, skyline di Santo Spirito, che magari non tutti conoscono, però insomma speriamo di sì. voi appunto fate questa operazione per autofinanziarvi, anche perché avete moltissime attività anche con i ragazzi, con i più giovani. Soprattutto, sì, l'ingresso nel mondo social è proprio dovuto un po' a svecchiare, quindi puntare ai giovani, puntare ai ragazzi, e farli avvicinare al nostro borgo, e quindi cercare di spiegare e dargli, come dire, idea di cosa abbiamo noi nel nostro territorio. Poi stiamo collaborando anche con le scuole materne, e quindi con le maestre che praticamente sono molto entusiaste di questo. Portiamo i bambini, facciamo un piccolo tour di passeggiata sul lungomare, nei vari punti storici, dall'ex castello di Argiro, o a fargli vedere il famoso Vargalone che noi abbiamo, che non è altro che uno scoglio affiorante nel porto, fino alla Torre Asburgica, e quindi anche fargli vedere i sistemi di pesca che si usavano una volta, e anche poi gli offriamo chiaramente il gelatino, e i bambini sono tutti contenti, e se riusciamo, dipende dalle giornate, portiamo anche a fare un giro in barca sul Gozzo. E a proposito di giri in barca, abbiamo un'ultima clip dove si vede proprio appunto queste attività con i ragazzi. Ciao.
Queste erano le attività del circolo il maestrale con il quale collaborate. I ragazzi e i bambini sono incuriositi da qualcosa in particolare? Cioè, gli sembra strano il fatto, no, di rimettere in moto la manualità per fare nodi, reti? No, sono molti, molti incuriositi, molto, su tutto, ma anche sulla semplice barca o su come remare nel gozzo. È la cosa che più li attira, infatti li vediamo entusiasmi, non stanno mai fermi e vogliono addirittura provare. Li facciamo provare, chiaramente standoci noi, perché non è semplice a primo impatto. Ci sarà un futuro per questi pescherecci? Spero di sì, tutti quanti lo speriamo, proprio per mantenere viva un po' la flotta che abbiamo a Santo Spirito, che è attualmente di 6 pescherecci, era 7, ma il Don Oronzo è venuto meno, e speriamo veramente di sì, guarda, ce lo chiediamo, ce lo auguriamo un po' tutti. Il marinaio 2.0 a questo punto, nel senso che deve affrontare le sfide future, che caratteristiche deve avere? Sempre le stesse oppure in qualche modo c'è bisogno di innovarsi? E se si può innovare un mestiere così fisico, se vogliamo? Si può innovare, ma con barche sempre più grandi, dove già il tipo di licenza di pesca cambia rispetto al peschereccio, perché i pescherecci che abbiamo noi hanno dei limiti di miglia di pesca, quindi innovare significa investire, ma nel nostro territorio momentaneamente non vedo. È difficile sì. Anche perché veniamo da anni comunque complicati. I vostri soci sono diciamo veramente molto vari come estrazione sociale, come personalità. Voi fate anche un'operazione di sensibilizzazione ambientale, perché poi c'è da dire che se uno fa una passeggiata la domenica sul porto di Santo Spirito trova tantissima plastica buttata lì che arriva dal mare. Esatto, no, devo dire che anche grazie al gruppo Vogliamo Santo Spirito Pulita che collaboriamo, e sono anche Roberto Tatoli che è il suo, diciamo, fondatore che fa parte della nostra associazione, collaboriamo sempre soprattutto per pulire almeno la zona demaniale del porto. Molto interessato è anche l'assessore Pietro Petruzzelli, questo che è il nostro chiaramente amico, quindi ci dà una mano anche a questo. E anche questo elemento è scopo di sensibilizzazione della nostra associazione con i bambini. Se qualcuno volesse conoscervi, volesse partecipare alle vostre attività, volesse avvicinarsi o magari volesse pensare di proporre, voi fate, dicevi, progetti nelle scuole. Sì, esatto. Magari se qualche scuola al di fuori di Santo Spirito fosse interessata, chi può rivolgersi, può rivolgersi, contattarvi? Sì, può rivolgersi direttamente sulla nostra pagina Facebook, basta anche un messaggio su Messenger, come capita spesso, poi soltanto ci rispondo io o il vicepresidente Alessandro. Che salutiamo, Alessandro Fiorentino, che ha sempre la pazienza di rispondere anche a noi giornalisti, devo dire. E quindi diamo subito il contatto telefonico e ci parliamo. Abbiamo ancora qualche immagine da mostrare, mi piacerebbe, perché ecco qui gli antichi mestieri, un breve viaggio nel non dimenticato, questi sono alcuni articoli di giornale, perché attraverso anche la stampa cercate di appunto sensibilizzare l'opinione pubblica. Qui mi pare che sia tu, no? Sì, forse saprei. Con un super polpo. Sì, dei polpi, sì. Se pescate, questa è tutta l'associazione, sì. Immagino, nelle vostre attività anche estive, stavamo... ci state facendo venire voglia di mare e di porto. E qui? Qui è durante sempre la festa dell'Immacolata, l'ultima che abbiamo fatto, però era il giorno precedente dell'arrivo e dell'imbarco dell'Immacolata. E quest'anno sarà possibile ripristinarla? Credo di sì, almeno le ultime notizie, anche i contatti con il nostro sacerdote Don Fabio, sembra proprio di sì. E allora, ne daremo notizia certamente. In che periodo si svolge questa festa? L'ultima domenica di agosto. E quindi cercheremo appunto di esserci. Grazie mille a Pino Picciotti, grazie mille a tutti i marinai di Santo Spirito e del mondo, perché ci permettono di non abbandonare questo mestiere fantastico che rischia effettivamente l'estinzione. Yes, sì. Quindi speriamo non diventi davvero una riserva protetta. Grazie mille, grazie, Pino. Grazie, grazie a te Silvia, grazie mille. E voi invece restate con noi, perché tra poco si parla di cibo.